Cari amiche e cari amici, bentornati sul canale. Vediamo un altro quesito di maturità. Questo è un quesito del 2018, sezione ordinaria, e chiede di determinare per quali valori di K la retta di equazione y uguale meno 4x più K sia tangente alla curva y uguale x alla terza meno 4x alla seconda più 5. L'esercizio standard sulla retta tangente, è quello più semplice, chiede di trovare la tangente a una curva in un punto. Questo è un pochino diverso perché ci dà già la retta tangente, ma contiene un parametro e chiede di determinare il parametro affinché questa retta sia tangente alla curva. Però attenzione alla difficoltà sta nel fatto che non ci dice in quale punto deve essere tangente, non ci viene fornito il punto di tangenza. Questa cosa può confondere un po', ma esiste un metodo abbastanza semplice per risolvere problemi di questo tipo. Se sai già come farlo, se vuoi provare a pensarci, puoi mettere in pausa, se invece vuoi direttamente vedere lo svolgimento, continua a guardare. Quindi procediamo. Ho riportato qui in alto il testo: la retta è y uguale meno 4x più k, mentre la curva è y uguale x alla terza meno 4x alla seconda più 5. Sono due funzioni e per distinguerle possiamo chiamarle f di x, la retta, e g di x, la cubica. Questo quesito chiaramente ha a che fare con le derivate, perché ricordiamo che la derivata in un punto corrisponde al coefficiente angolare della retta tangente, quindi possiamo calcolare la derivata delle due funzioni: la derivata di f di x è f'x uguale a meno 4, che ovviamente è il coefficiente angolare della retta, mentre la derivata di g di x è g' di x uguale a 3x alla seconda meno 8x. Sono derivate molto semplici da calcolare, se comunque hai dei dubbi ti lascio uh, due link a due video e te li lascio in descrizione dove spiego come calcolare le derivate. Quindi, sappiamo che la retta è tangente alla funzione. Che cosa vuol dire questo da un punto di vista analitico? Ho fatto qui una rappresentazione a caso, questo non è un disegno realistico sulla retta e la funzione che abbiamo, ma ci aiuta a riflettere sul significato di retta tangente. Sappiamo che è tangente in un punto P, che non conosciamo, che come ascissa ha un generico numero reale che ho chiamato a, e come ordinata avrà f di a, perché il punto appartiene alla retta y uguale f di x, ma avrà anche eh, ordinata g di a, perché il punto appartiene anche alla funzione y uguale g di x. Quindi, anzitutto sappiamo che in questo punto f di a deve essere uguale a g di a. Inoltre, in questo punto, la funzione e la retta avranno anche la stessa derivata perché la derivata in questo punto della funzione corrisponde al coefficiente angolare della retta tangente e la derivata della retta tangente corrisponde al coefficiente angolare della retta stessa, cioè in questo punto sia la retta sia la funzione avranno derivata che vale meno 4 e quindi la seconda equazione è f' di a uguale g' di a, quindi possiamo costruire un sistema di equazioni f di a uguale g di a che sarebbe Meno 4A più K uguale A alla terza meno 4A alla seconda più 5. Sono queste due formule qui in alto, dove al posto di x ho messo A. Mentre F' di A uguale G' di A diventa meno 4 uguale 3A alla seconda meno 8A. Questa di fatto è un sistema di due equazioni in due incognite. Quindi si può risolvere e possiamo quindi trovare il valore di K cercato. Partiamo dalla seconda equazione perché contiene una sola incognita, quindi la possiamo risolvere facilmente portando tutto a primo membro. Otteniamo 3a alla seconda meno 8a più 4 uguale a 0 che risolviamo applicando la formula risolutiva e otteniamo due soluzioni a uguale a 2 e a uguale a 2 terzi. Quindi ci aspettiamo che ci siano due rette tangenti che soddisfano le condizioni richieste. Ora prendiamo la prima equazione, ho già esplicitato k, portando meno 4a secondo membro che diventa più 4a e sostituiamo i due valori trovati in modo da ricavare k ponendo a uguale a 2 otteniamo che k è uguale a 5 vedete ho semplicemente messo 2 al posto di a e fatto il calcolo ponendo a uguale a 2 terzi otteniamo k uguale 167 fratto 27 in conclusione le due rette che soddisfano le condizioni richieste sono y uguale meno 4x più 5 e y uguale meno 4x più 167 fratto 27 questo video è terminato ma se ti stai preparando per la maturità ti consiglio di vedere molti svolgimenti perché sebbene sembrino tutti diversi a volte ci sono dei meccanismi che, che si ripetono quindi un grosso in bocca al lupo a tutti quelli che devono sostenere l'esame e ci vediamo al prossimo video ciao